In oltre 400 località degli Stati Uniti si è celebrato ieri il giorno nazionale di un nuovo movimento politico, il Coffee Party, i cui membri si sono letteralmente riuniti nelle caffetterie del paese in un'atmosfera conviviale che si distanzia dai toni arrabbiati del Tea Party, il movimento conservatore che anima da mesi il dibattito politico americano. Mentre il Tea Party crede in meno tasse, meno Stato e più libero mercato, il partito del caffè si ispira invece ai toni più pacati di Barack Obama e dà voce a quegli americani che chiedono più cooperazione nella vita politica e che soprattutto non credono che il governo sia il nemico del popolo. Credo che ci sia la consapevolezza tra i membri del Coffee Party che il governo abbia un ruolo importante da svolgere, un ruolo che non può essere svolto da individui, da no profit e dalle corporation. È un'espressione di noi americani in quanto società e vogliamo sostenerlo. Il movimento era partito il gennaio scorso da Washington, dove una filmmaker, Annabelle Park, lanciava l'idea su Facebook di fondare un partito del caffè per ritrovarsi e dialogare per davvero con sostanza e compassione. Lo sfogo della Park è diventato in poche settimane un caso nazionale, un movimento che conta 144.000 fans di Facebook e che cresce di ora in ora. La rapidità della diffusione del Coffee Party sembra confermare l'esistenza di una volontà prevalente in America, quella che secondo un sondaggio recente sostiene in modo schiacciante il tentativo di Obama di trovare compromessi sulle cose da fare. Personalmente sono eccitata di capire cosa succederà con il movimento del Coffee Party, ma in qualche modo mi ritrovo anche su certe cose che sostiene il Tea Party. Dicono che le guerre imperialistiche sono ridicole. Dicono di voler limitare il potere delle grandi corporations, così come l'eccesso di governo. Ci sono punti dove dobbiamo trovare alleati improbabili e cominciare a creare un movimento di popolo in questo paese che faccia davvero scottare il terreno sotto i piedi della classe politica.